Quindi benvenuti all'unboxing della box di cartoleria di Paper Victim. Eccola qui. L'azienda ci ha inviato la box relativa al mese di agosto che si chiamava Fish and Chic. Eccola qui. Da un lato è possibile inserire alcuni dati, se ad esempio volete mantenere il cartonato che è molto bello da entrambi i lati, quindi per esempio metterlo come una specie di libro nella vostra libreria, oppure anche come un regalo, quindi con un nome, un cognome, per identificarlo. E la box che ci è stata inviata è la box quella completa, quindi con tutti i prodotti che ora andremo a vedere, ma ce ne sono due. Ce n'è una ridotta e una appunto con più prodotti, ed è possibile scegliere una di queste due soluzioni, appunto per chi vuole un po' più o un po' meno di cartoleria. Andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è all'interno. Ecco qui, abbiamo tolto il cartonato. Adesso apriamo la box. Vedete, anche la carta è in tema con il mare. E la prima cosa che troviamo è questa cartolina di ringraziamento, con sul retro alcune informazioni importanti, ovvero che tutto ciò che è all'interno, inclusi i tessuti, sono tutti non trattati né con sbiancanti ottici né con cloro, e quindi vuol dire che sono sicuri anche a contatto con la pelle. Inoltre, gli inchiostri sono atossici e addirittura possono andare anche a contatto con gli alimenti, quindi si tratta di prodotti assolutamente sicuri. L'azienda inoltre ci tiene a specificare che i prodotti non sono solo di aziende internazionali di grande qualità, le migliori marche internazionali infatti dicono, ma anche italiane, quindi c'è anche un interesse particolare al nostro paese. Andiamo a vedere oggetto per oggetto ciò che contiene questa meravigliosa box. Prima di tutto c'è il foglietto informativo, nel quale appunto ci sono scritti tutti i prodotti. Una cosa importante da sottolineare è che in questa box in particolare vengono inserite in rosso tutte le cose che sono contenute in entrambe le box, quindi sia in quella più grande che in quella più piccola, mentre le aggiunte sono in blu. Quindi, per esempio, qui abbiamo la carta da lettere, una penna glitter verde acqua. Ma ce ne saranno due nella versione completa, quindi in questa, per esempio, andremo a vedere gli adesivi chiudibusta, il set di tre buste più un altro set di tre buste, e la stessa cosa per i bigliettini. Naturalmente solo un set di bigliettini e solo un set di buste nella box normale, invece in quella plus un'aggiunta appunto di due set, come dicevamo. I bigliettini si appaiono perfettamente con le buste, quindi potrete anche scrivere un bigliettino di ringraziamento, ad esempio, e inserirlo nella busta. Poi abbiamo questa parte molto importante che andremo a vedere a breve, cioè la scheda con la quale tracciare il consumo d'acqua giornaliero, i pesciolini e la rete da pesca, che per quanto mi riguarda è il must di questa box, il messaging in a bottle, il messaggio in una bottiglia, che anche andremo a vedere, e un tampone di inchiostro con uno spoiler della prossima box, ovvero un sacchetto in tessuto per conservare timbro e tampone. Quindi diciamo che le box sono anche collegate tra loro. E il valore della box complessivo è di 50, oltre 50 euro, e lo sneak peek della box di settembre è questo prodotto qui, quindi se vi interessa potete andarla a vedere. Andiamo a vedere ora in dettaglio tutti i prodotti della box Fish and Chic. Per prima cosa abbiamo qui, vedete, già aperto, perché l'ho aperto precedentemente per fare l'unboxing più lungo che troverete nel nostro gruppo Box Addicted su Facebook. Qui abbiamo i fogli sui quali potrete scrivere quello che volete. Volevo farvi notare la bellezza dei colori. Guardate questo disegno quanto è bello, veramente. Sono tutti i fogli A4 che potrete utilizzare come credete meglio, e c'è anche un memento, cioè facciamo il possibile per adottare un approccio plastic free e invece adottiamo una tartaruga marina, quindi tutto a vantaggio del nostro mare. Poi abbiamo quello di cui parlavamo prima, cioè il diario nel quale scrivere tutte le volte che noi consumiamo l'acqua all'interno di un mese.
L'azienda infatti ci tiene a sottolineare l'importanza dell'uso dell'acqua. Bere è fondamentale per il nostro corpo e purtroppo molti di noi non lo fanno abbastanza. Quindi attraverso questo diario e questi post-it potrete tenere conto di tutti i consumi che voi fate di acqua. Poi abbiamo le buste, le sei buste che dicevamo color verde acqua, e questi meravigliosi bigliettini con questo disegno spettacolare che non so se riusciate a vedere bene. È veramente bellissimo, io non ho ancora il coraggio di distaccarli, quindi questi possono entrare benissimo all'interno delle buste. Abbiamo poi le due penne della Uniball, eccola qui, una verde acqua, green, eccola qui, vedete? Faccio vedere anche la punta, che è sottile. Ah, e sono entrambe glitterate, quindi rilasciano quella finitura glitter che può caratterizzare i vostri bigliettini. Questa invece è color rame, bronzo, eccola qui, sempre punta 1.0 della Uniball, anche questa qui. Questo invece è l'inchiostro color Charming Copper, eccolo qui. Poi abbiamo il Message in a Bottle molto particolare con questo bel cordino verde acqua brillantato che potete utilizzare per davvero scrivere un bigliettino e buttarlo nel mare, oppure togliere questo bigliettino, togliere il tappo e utilizzarlo ad esempio come portacandele, sarebbe anche un'idea. Poi abbiamo i chiudi busta, gli stick chiudi busta, sono due fogli, guardate anche qui la cura meravigliosa dei dettagli. Veramente potete utilizzarli come volete, per esempio, guardate questi, potete prendere un foglio di carta, anche di cartone meglio, applicare uno di questi sopra e avete fatto il vostro segnalibro personalizzato. E ho ottenuto per ultimo il pezzo forte, per quanto mi riguarda, che è questa meravigliosa rete, che voi potete appendere dove volete e che è dotata di questi cartonati piccoli con la riproduzione di pesci, ma fatti in una maniera, signori miei, che... mamma mia che bello, i colori, la vivacità dei colori è veramente impressionante, sono bellissimi, e che possono anche essere usati per, appunto dicevo, arricchire una parete o anche per posizionare delle foto, quindi un angolo di mare a casa vostra, per voi amanti della cartoleria, molto molto particolare, guardate, veramente bellissimo. Direi che è tutto, adesso potete vedere l'unboxing più lungo, quindi più specifico, nel nostro gruppo Box Addicted su FB, oppure potete farvi bastare questo, che comunque è abbastanza semplificativo, e per sapere i costi della box e tutte le offerte che ci ha riservato l'azienda, guardate le nostre indicazioni nel post che troverete. Ciao e alla prossima!